Ciao ragazzi, procedono i tentativi di rimettere un po' in ordine questo laboratorio. Non so se ce la sto facendo, però ci provo. Ho staccato questo pallet parzialmente smontato alla parete, lo userò come pannello e anche come sfondo in qualche video. Spero che risulti un pochino meglio rispetto a prima. Adesso ho appena iniziato e quindi devo vedere ancora un po'. Di sicuro così ci stanno tanti attrezzi appesi. Ora ci vuole solo tanta pazienza per trovare il modo migliore per attaccarli e organizzarli nel migliore dei modi, insomma. Ovviamente non si fermerà il discorso con il pannello, ma più avanti voglio fare anche un bel piano che prosegue, riprende tutto quello originario, sostituirlo tutto e farlo più lungo fino a qua in fondo, ma questa è una cosa di cui. Se ne parlerà più avanti. Però lo facciamo un passo alla volta. Allora, sempre per stare in tema riordino e riorganizzazione, voglio costruirmi un piccolo ricovero per questi morsetti qui, in modo che stiano bene al loro posto, in modo che quando non li uso sappia dove andarli a cercare. E quindi molto semplicemente ho preso due blocchi di pallet, sempre un asse di pallet, dopo aver intagliato delle tacche dell'asse per ricoverare i morsetti, andrò ad avvitare l'asse sui blocchetti. E i blocchetti. Sì, Verranno avvitati qua dietro, praticamente posteriormente all'interno dell'armadio, dove c'è questo buco, di lascerò un altro. Andrò ad avvitare i blocchetti dall'interno verso l'esterno e praticamente i morsetti saranno ricoverati qui, su questo fianco dello scaffale. ora mi calcolo l'ingombro circa, in modo da farcene stare un po'. Mi sono segnato dove fare i tagli e adesso vado a farli. Ok, i tagli li ho fatti, adesso vado a mettere un paio di viti. E anche questa è fatta. Come vedete, si tolgono e si mettono molto facilmente. E soprattutto non girano più per il laboratorio, hanno il loro posto. Non c'è niente di meglio di questi flaconi della maionese, o in questo caso della salsa barbecue, contenere la colla. Pesa magari in barattoli da chilo, da 3 kg o anche più, e quindi essere anche più pratica da utilizzare. Ovviamente se prendiamo il barattolo da chilo costa di meno, ma con un erogatore tipo questo è molto più comoda da utilizzare. Se poi hai anche un beccuccio, meglio ancora. Però già così rispetto al barattolo è molto meglio. Un'ottima salsa barbecue, gusto whisky. Ed eccoci qui. Io qualcosina l'ho aggiunta, guardando un po' quello che utilizzo un po' più di frequente, io ho deciso di metterci. Ho aggiunto anche qui un posticino per le Fosner, per la portata di mano vicino al trapano. E qua sotto diciamo che ho messo quello che generalmente uso di più, qualche strumento che ho costruito io, e man mano sopra ho messo un po' di roba che uso di meno, e poi forse aggiungerò ancora qualcosina. Quindi anche questo video si conclude qui, come sempre vi chiedo il vostro parere in merito a quello che sto facendo e non dimenticatevi di lasciarmi dei consigli, cosa potrei migliorare. Se per sbaglio vi scappa un mi piace, io lo prendo volentieri, potrebbe essere una motivazione in più ad andare avanti con questo progetto. Grazie a chi lo farà. Ciao e buon fai da te a tutti.